Le api e il miele saranno al centro della 25esima edizione di Mieli in Umbria, la mostra mercato in programma Foligno a Palazzo Trici, sabato 18 e domenica 19 novembre. In Umbria ci sono 1000 produttori per circa 30.000 alveari e in ognuno di essi ci sono circa 50.000 api per 4-5 kg di miele prodotto ciascuno. Numerosi appuntamenti in programma a partire dalla tradizionale mostra mercato. Previsto poi anche un convegno sulle problematiche e le prospettive del settore dell'apicoltura in Umbria. In cartellone ci saranno anche degustazioni con abbinamenti e piccole ricette per scoprire i benefici del miele e delle tisane, oltre a laboratori per bambini per far conoscere loro le api. Ci saranno pure visite guidate con il centro guide Umbria 3 per scoprire i palazzi nobiliari e i luoghi più caratteristici della città. Mieli in Umbria giunge quest'anno alla 25esima edizione e si svolgerà come di consueto a Foligno il 18 e il 19 novembre all'interno di un dei contesti più belli della nostra città, che è Palazzo Trinci. Saranno due giorni ricchi di eventi di ogni tipo che raggiungeranno ogni target di pubblico, dai convegni alla mostra mercato solita dei mieli, degustazioni e laboratori per bambini. Vi aspettiamo a Foligno 18 e 19 novembre. In Umbria è una manifestazione unica sul panorama regionale, è l'unico evento sul miele che si tiene in Umbria e giunge oggi alla 25esima edizione ed è un'iniziativa che ormai è diventata un'abitudine per Foligno, ma non solo, per i tanti turisti e visitatori che attendono con ansia questo momento e questi giorni per poter gustare delle nostre produzioni tipiche, e tra queste c'è sicuramente il miele. Un obiettivo importante è essere a un quarto di secolo qui a Foligno, questa manifestazione che ci ospita ormai da 25 anni, come già detto più volte, sarà curata dalla PAO, Associazione Produttori Apistici Umbri, insieme a Natural Miele di Terni, società cooperativa, il cui presidente oggi non è qui per impegni in altre interviste che sempre relative a Mieli in Umbria. È un evento molto importante, si parlerà di api, apicoltura, problematiche, si parlerà di biologico, miele biologico, di lotta integrata per le malattie e patologie che prendono le api. Apicoltori in Umbria, come in Italia, ma vorrei allargarmi un po' al resto Europa, se non mondo, l'apicoltura sta subendo un momento molto difficile, boia sì per i cambiamenti climatici, per varie patologie che affliggono i nostri alveari ormai da anni e in particolare, come già detto, il cambiamento climatico che non aiuta di certo le api. Si vive di periodi estremamente siccitosi, seguiti da periodi di lunghe piogge o temperature fuori dalla norma, cioè ancora oggi sembra un giorno primaverile, le api sono insetti che vivono il territorio e vivono la stagionalità, non è che si adeguano un po' come avviene. Noi mettiamo il cappotto se fa freddo, ci spogliamo se fa caldo, la natura non funziona. Far crescere un concetto fin da piccoli del rispetto dell'ambiente, delle api e di tutto ciò che circonda il mondo delle api. Per non parlare poi dell'uso e il consumo del miele, che ben venga come alimento, deve essere strutturato e curato sin da piccoli o per i bambini. E quindi iniziamo da loro sperando che siano il nostro seguito.